Noi siamo partiti nel 2020, quindi questo progetto è nato nel 2020, a fine luglio del 2020, quando le iscrizioni appunto si chiudevano il 3 agosto. Siamo dovuti partire di corsa perché era, diciamo, l'ultimo treno che la nostra città e questo sport potevano prendere, stare sul panorama nazionale. Come sono stati questi anni? Ma questi anni sono stati meravigliosi, un crescendo di emozioni fantastico, perché poi io ho giocato comunque negli sport di squadra, anche se non nel rugby, per cui quello che è il senso dello spogliatoio per me è ben chiaro e per tanti versi me l'hanno ridestato, no? Dopo tanti anni che avevo smesso ho riprovato delle emozioni molto belle e mi trovo molto in sintonia con i ragazzi in questo. E poi, ripeto, quest'anno c'è stata veramente la più grossa soddisfazione fino adesso che mi sono presa da iniziato questa attività, che è quella di vedere questi ragazzi veramente sfociare, concludere il loro percorso e poter continuare il loro percorso per un progetto che li vede protagonisti qui in città. Questa veramente è la più grossa soddisfazione, vedere 40 ragazzi sul campo che si allenano e non 10, 12, 15, è veramente un motivo d'orgoglio per me e per tutti quelli che hanno lavorato dall'inizio per cui questa cosa avvenisse. Devo dire che è un grande merito quello che porta con sé la società che ha rilevato i colori nero-verdi dopo le tristi stagioni del passato e addirittura quelle dei fallimenti. Era da tempo che non si vedeva un gruppo così vivo, così unito, un gruppo che punta a fare cose importanti, soprattutto ragazzi che sorridono, gioiosi, tanti aquilani. È importante perché questo sport rappresenta tanto per questa città e rappresenta tanto per la crescita dei giovani di questa città. Ha rischiato questo sport di sparire dalla nostra città, dal capoluogo di regione, invece questo logo di questa, la Rugby L'Aquila, con questo artiglio che si riprende il pallone da rugby che non lo vuole lasciare, è proprio il simbolo della tenacia della nostra città. I migliori auguri a questa squadra che sicuramente affronterà in un grande spirito di competizione questa Serie B quest'anno. Siamo sicuri e sono sicuro che ci saranno delle cose belle da vedere. Ho visto un gruppo omogeneo, tanti ragazzi, ma anche con un mix di persone con esperienza, e sarà veramente un grande campionato. Non si può parlare di rugby all'Aquila senza nominare il Fattori, ovviamente è la casa un po' di tutto lo sport aquilano storicamente e ultimamente da quando c'è stata ovviamente questa divisione fra rugby e calcio, il Fattori è diventata esclusiva del rugby. Il Fattori appunto è fondamentale per poter fare qualsiasi discorso di lungo termine, di pianificazione e di programmazione, per cui noi ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto, ci abbiamo lavorato e appunto settimana prossima presenteremo un project financing importante dove troveremo delle risorse private e prevalentemente private per poterlo rendere veramente uno stadio moderno, funzionale, futuristico per una città come l'Aquila.